Ciao amici, benvenuti, bentornati, ben ritrovati sul mio canale. Io sono Salvo e questo è il garage dell'elettricità. Piccolo unboxing prima di mostrarvi le bollette. Finalmente posso fare la differenza da prima di avere il fotovoltaico e dopo aver montato il fotovoltaico. Vediamo un po' se ho toppato o sono riuscito nell'ardua impresa. Ma prima apriamo il pacco che è qui sotto la telecamera e vediamo cosa ho acquistato. Praticamente ho acquistato un piccolo microfono Bluetooth che si collega all'iPhone, perché buona parte dei video li registro con il mio iPhone, e dallo scatolino esce questo simpatico astuccio molto resistente. Anche se lo scatolo è arrivato un po' ammaccato, non ha danneggiato il prodotto. Troviamo il microfono lavalier con la presa per la ricarica da un qualunque caricabatterie, l'adattatore che va direttamente al cellulare e il cavetto di ricarica. Ovviamente le istruzioni che andremo forse a leggere, ma non ci interessa. Adesso la prossima parte del video la registrerò con il microfono, quindi vediamo anche già la differenza tra l'audio. Non è un microfono di alta fascia, quindi qualche rumorino di sottofondo, anche come letto nelle recensioni, sicuramente ci sarà, ma un prodotto abbordabile per tutti, più o meno una trentina d'euro. Da questo momento l'audio che sentite proviene dal nuovo microfono che ho acquistato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'audio è migliorato, peggiorato o è rimasto invariato. Le bollette che vedete qui sullo sfondo sono una precedente e una successiva all'installazione, tenendo conto però di tre cose: che l'installazione del fotovoltaico è avvenuta durante il periodo di calcolo di questa bolletta, quindi non posso tener conto di aver consumato effettivamente di meno, perché c'è ancora un calcolo maggiorato da parte del contatore, mentre quella successiva sarà molto più precisa. Seconda cosa da tener conto è che in questo momento sto ancora utilizzando un inverter molto piccolo e quindi non è ancora collegata tutta la casa sull'impianto fotovoltaico. E terza cosa, sto utilizzando i condizionatori, quindi nella bolletta successiva, ahimè, ci sarà un consumo maggiorato perché i condizionatori appunto non sono collegati sull'impianto fotovoltaico. Scopriamo le carte e guardiamo le differenze delle bollette. Allora, come si può notare e come si vede, nella bolletta più recente con scadenza 27.6 devo pagare, e ho già pagato, 105,48, mentre nella precedente ne ho pagati 62,84. Se guardiamo il costo di quello che vado a pagare, ovviamente la successiva è più alta. In realtà quello che interessa a me non è tanto il prezzo in questo momento, ma lo vedremo in successiva, ma in realtà quello che mi interessa sono i kilowatt. Nella bolletta precedente ho pagato per 147 kilowatt, nella successiva ho pagato per 46 kilowatt, ma con una nota, che questa bolletta è una bolletta con fattura di acconto, fattura con guaio e di acconto. In pratica c'è una voce che mi chiede di pagare 47,50 euro in più rispetto ai miei consumi. Altra voce che si può comparare sono appunto i consumi, detti in spese per la materia di energia e spese per il trasporto e la gestione del contatore. Nella bolletta precedente ho pagato per 26,09 euro, mentre in questa attuale ho pagato per 14,03 euro. Quindi ho praticamente dimezzato i consumi con un solo mese più o meno calcolato in un bimestre di fattura. Nella fattura successiva andremo a vedere le differenze, perché sto ancora e continuerò ad utilizzare il fotovoltaico, e andiamo a vedere di quanti kilowatt ho consumato in più, andando a fare comunque le differenze. Quindi nell'andare a fare delle considerazioni, l'impianto fotovoltaico dal balcone aiuta di tantissimo a risparmiare energia, almeno per quanto riguarda nel periodo estivo. Andremo a fare anche le differenze nel periodo invernale, ma per ora è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere comunque nei commenti cosa ne pensate e, perché no, come al solito fatemi una domanda e io vi farò un video risposta.